una motta che si trova sul tavolo è bellissima. Il vino, i bicchieri, gli oggetti, è davvero qualcosa di sensazionale. Non a caso Roberto Longhi, ma anche altri studiosi di Caravaggio, elogiano l'ultima cena di Romanino come un grande dipinto, proprio per quanto riguarda la veridicità e l'attenzione alla realtà. Come vedete, Tiziano ha cambiato il suo modo di dipingere. Se pensate a come siamo partiti con quella paletta del 1510 con il San Rocco e San Sebastiano, qui siamo ormai in pieno manierismo. Iniziano ad esserci i movimenti, questi giochi a spirale. Qui vediamo una visione di San Giovanni a Patmos e qui un'annunciazione realizzata nel 1565. Vedete come sembra addirittura avere davanti un altro pittore, un altro artista rispetto a quello che abbiamo conosciuto. Tiziano compie un'evoluzione nella sua pittura assolutamente continua. Però il 1565 è un anno importante per Brescia, perché non molti sanno che è l'anno della seconda presenza di Tiziano in città. Tutti sanno che Tiziano ha realizzato un Politico a Verona, non tutti sanno però che nel 1565 lui aveva ricevuto anche l'incarico per realizzare alcune tele nella sala delle assemblee del Palazzo della Loggia. Un'opera molto impegnativa che prevedeva tre tele dalle dimensioni enormi, circa 5 metri, ma abbiamo ormai davanti un Tiziano ottantenne, quindi era un'impresa assolutamente incredibile per un pittore della sua età, che porta comunque a termine, ovviamente con l'aiuto della bottega, perché era impensabile che un artista a quell'età potesse compiere un'impresa di questo tipo. Purtroppo però queste opere non ci sono più, perché nel 1575 l'incendio che colpì la loggia devastò il palazzo e andò quindi a distruggere all'incirca 10 anni dopo che il pittore ha fatto questa impresa queste meravigliose tele. Qui vediamo l'Allegoria della Sapienza della Biblioteca Marciana di Venezia, realizzata da Tiziano pochi anni prima. Probabilmente l'assetto della decorazione della sala dell'assemblea e della loggia si rifaceva a questa tipologia, quindi un soffitto ligneo con inserti elaborati e all'interno degli ottagoni delle tele a forma ottagonale in cui erano raffigurate alcune scene. Noi sappiamo dalle cronache che dovevamo avere una fucina di Vulcano e questa ci è tramandata dall'incisione di un artista del tempo, un tedesco. Era spesso era facile che gli artisti che peregrinavano in giro per il mondo, soprattutto in Italia, a vedere le meraviglie, annotassero sui loro taccuini ciò che vedevano, anzi provavano anche un po' a riprodurre le opere che ammiravano. E fortunatamente, proprio attraverso questo disegno e poi l'incisione di questo artista tedesco, possiamo sapere com'era la fucina di Vulcano che doveva campeggiare sul soffitto della sala dell'assemblea e della loggia. Sappiamo poi che un'altra iconografia doveva essere una sorta di allegoria di Brescia vincitrice, e lo sappiamo attraverso questo disegno, ancora con qualche dubbio dato a Rubens. Rubens, lui nel suo viaggiare, nel suo peregrinare, era arrivato a Brescia e aveva schizzato, aveva disegnato quello che aveva visto nella loggia, e arrivavamo poi a un Cerere Balco di cui però non c'è tutto nulla. Sappiamo solo che doveva essere probabilmente una tela di questo soggetto, ma non abbiamo però avuto la fortuna di avere questo spunto. Un vero peccato la perdita di questo, insomma, di questa grande opera. Siamo arrivati all'ultima sezione della mostra, quello che tra virgolette sta dopo Tiziano, quello che Venezia portava dopo
grande artista. Brescia è ormai una città che, come abbiamo visto un po' anche nell'excursus fatto l'altra volta con la Pinacoteca, ha perso i suoi protagonisti per eccellenza. Moretto non è riuscito a lasciare una vera e propria scuola. Sì, ha avuto qualche allievo, qualche artista che l'ha seguito, ma non sono riusciti a dare un'impronta importante nella storia dell'arte. Romanino, ben che meno, col suo peregrinare in giro per le varie città del nord Italia, non era riuscito a creare una scuola. E quindi avevamo sì qualche artista, emergeva Lattanzio Gambara, iniziamo ad avere poi i pittori bresciani del 600, come Italia e quant'altro, però non abbiamo più avuto un vero e proprio artista di punta. E questo sicuramente la città ne ha risentito, e anche la nobiltà nel momento in cui doveva commissionare opere guardava ancora Venezia, che ovviamente era la città più legata a Brescia proprio dal punto di vista sociale e politico. Anche Venezia ha avuto il suo bel cambiamento, non c'è più Tiziano, abbiamo personalità emergenti, tra cui spicca sicuramente la figura di Paolo Veronese, noto per la decorazione bellissima di alcune ville venete, con questa pittura prospettica, questi costumi molto così evidenti, molto l'attenzione per il ritratto, per la pittura profana. Veronese sarà un artista che si dedicherà molto alla pittura di carattere profano. E nella chiesa di Sant'Ofelia a Brescia arriva questo dipinto realizzato da Paolo Veronese in bottega, probabilmente, anche se l'opera è firmata Paolo Veronese. E quindi una Brescia che ormai deve guardare ad altri artisti, guarda Veronese, guarda anche il Bassano, con un tipo di pittura che richiama molto anche Tintoretto, dalle tinte scure, inizia ad esserci anche maggiore drammaticità nella rappresentazione sacra. Siamo già proiettati verso il 600, verso quindi una pittura assolutamente nuova, molto più teatrale, e soprattutto questi dipinti chiudono appunto la mostra di Tiziano realizzata a Santa Giulia, lasciando quindi una Brescia un po' orfana di quelli che sono stati i suoi grandi artisti, ma che per fortuna possiamo però ancora ammirare non solo in alcuni musei della città, ma anche in tutte le nostre chiese, che invito a visitare proprio perché sono assolutamente un tesoro da scoprire. Grazie. Il prossimo incontro sarà giovedì prossimo e sarà dedicato a una sorta di viaggio nel viaggio, andando a scoprire i borghi in cui Romanino ha lavorato in Val Camonica, quindi andando a fare proprio un viaggio tra Sevino e la Val Camonica, nei luoghi in cui Romanino ha affrescato le sue così, ha lasciato gli affreschi più belli forse della sua vita. Quindi Pisonie, Breno, Bienno e anche Taverno la Bergamasca, che è meno conosciuta, però è un po' la prima testimonianza di Romanino nella zona del Lago di Seo. Quindi vedremo un po' questi luoghi qua. Grazie. Grazie a voi.